Un saluto a tutti i lettori di TechnoAndroid.it. Dead Trigger 2, il sequel del primo Dead Trigger, gioco di Madfinger, è da qualche giorno disponibile sul Play Store e ora ve ne possiamo fare la recensione dandovi i nostri pareri. Come prima cosa, come potete vedere, abbiamo una prima novità, cioè il nascondiglio, cosa che invece non era presente nella versione precedente. Altra cosa differente è che dobbiamo necessariamente avere una connessione internet per poter giocare e avere un account con Madfinger. Si può utilizzare anche quello di Facebook. Andiamo subito nelle impostazioni. Come potete vedere abbiamo il mio profilo, contatti e impostazioni. Impostazioni in cui possiamo variare, partendo dai controlli, la sensibilità di mira, il tappetino mobile o statico, il controllo fuoco, eccetera. Non sto qui a elencarvi tutte le varie opzioni. Abbiamo il gamepad perché il gioco è completamente compatibile con i gamepad, quindi cosa che trovo anche abbastanza... non dico necessaria, ma ovvia, perché il gioco è molto più impostato su un gioco console che non su un gioco touch. Poi abbiamo ovviamente l'impostazione della lingua, i suoni. Io ho il volume della musica molto basso perché mi piace ascoltare gli effetti sonori del gioco. E poi le prestazioni ovviamente alto perché sul Nexus 7, nuovo Nexus 7, ovviamente noi vogliamo al massimo le prestazioni dal gioco. Andiamo ad analizzare. Allora, abbiamo innanzitutto diversi membri del nostro nascondiglio, come potete vedere, si portano al nascondiglio nelle varie schermate di gioco dal primo livello, diciamo, dalla prima missione, per poter andare a costruire le varie... ad esempio questo è il medico e quindi possiamo andare a costruire gli analgesici che ci servono a... riprendere salute durante gli scontri. Come vedete abbiamo occorrono 1 minuto per costruire l'analgesico e ci chiede un gold, una moneta d'oro per terminarlo all'istante. Monete che ci vengono richieste molto spesso per terminare o per andare avanti. Vedremo ancora altri casi in cui ci viene richiesto l'utilizzo dei gold. L'armaiolo. Poi abbiamo l'ingegnere che ci costruisce, quello che poi ci costruirà i polli, ci costruisce le granate e le mine, eccetera, i polli che verranno poi, si potranno costruire una volta trovati i vari progetti per realizzarli. Questo, per esempio, è il contrabbandiere che invece richiede pagamento solo con l'oro. Quindi, se vogliamo migliorare il denaro, la quantità di denaro che guadagniamo, o migliorare i danni che infliggiamo agli zombie e così via, dobbiamo necessariamente pagare in oro. Il problema è che a differenza dal primo Dead Trigger, non abbiamo più la slot machine all'inizio che ci fa guadagnare o oro oppure denaro. Non ci sono neanche più le missioni che ci fanno guadagnare oro. Si guadagna solamente passando da un livello all'altro, ma parliamo di un solo gold alla volta. Questa volta le missioni sono non in un'unica città, ma in diversi continenti. Per ora sono solo USA e Africa, dai quali possiamo vedere che sono diversi tipi di missioni. Da Africa vedete appena iniziato la storia. Oppure possiamo andare a realizzare altre missioni come difendi, cerca e distruggi. Spero che riescano a vedere attraverso la videocamera. Oppure scorta, rifornisci, eccetera. Altra novità è che abbiamo la radio che possiamo ascoltare le trasmissioni della cosiddetta resistenza. In cui possiamo effettuare missioni insieme ad altri membri. Questo però, cioè altri giocatori, insomma, ancora non ci sono arrivato. Poi abbiamo l'equipaggiamento.
andiamo a vedere una missione e come funziona il gioco. Una cosa che vi volevo far vedere molto molto, che mi è piaciuta molto, sono i controlli. In quanto è possibile personalizzare il layout dei controlli, come vedete posso spostare il mirino, la ricarica e il puntatore per il fuoco, il grilletto in poche parole, un po' dove mi pare, sulla schermata, e poi nel gioco ce li troveremo appunto in quel punto che desideriamo. Andiamo nella storia. Quando scegliamo una missione da compiere, come vedete, abbiamo tre possibilità: facile, normale, difficile, e per ogni missione possiamo decidere che livello vogliamo utilizzare. Ovviamente, in base al tipo di missione che scegliamo, avremo anche un determinato premio in denaro che va ad aumentare all'aumentare della difficoltà della missione. Gli zombie sono molto più difficili da uccidere rispetto alla prima versione, sono diversi gli zombie, sono molto migliorata la grafica, sicuramente molto più bella. Abbiamo una freccia qui, come vedete, che ci indica, entra in contatto con i sopravvissuti del posto, abbiamo anche delle indicazioni durante il gioco, abbiamo la freccia, come dicevo, che ci aiuta a trovare la direzione. Ecco, il primo zombie, come vedete, abbiamo già il primo contatto con i zombie, che sono diversi da quelli a cui chi giocava il primo Dead Trigger si è abituato a vedere. Ci sono molte più donne, anche l'etnia è diversa, qui siamo in Africa e quindi sono tutti neri gli zombie. Poi abbiamo anche degli zombie che possiamo definire dei boss, che possono irradiare radiazioni, possono sputare addosso del liquido gelatinoso rosso che vi fa perdere l'equilibrio, e altri che mostruosi, giganti, che si fanno esplodere nelle vostre vicinanze. Nei diversi livelli poi abbiamo dei punti in cui è possibile ricaricare le armi. Qui invece possiamo barricare, se riusciamo a sopravvivere, possiamo barricare, ecco sono morto, i vari ingressi da dove arrivano gli zombie per rallentarne la marcia. Diciamo che la fluidità del gioco è ottima, la grafica è spettacolare. La storia si basa sempre sul virus che ha infettato il mondo e quindi cioè su questo filone, diciamo, il sequel di Dead Trigger si può definire appunto sequel. Per altri aspetti, diciamo, che chi giocava al primo Dead Trigger potrebbe storcere un po' il naso su alcuni aspetti, come il fatto di dover aspettare per acquistare insomma gli analgesici, le armi e i potenziamenti, il fatto che l'oro si deve pagare. Diciamo, c'è molto più una spinta verso gli acquisti in app rispetto a quello che invece era il primo Dead Trigger, quindi sicuramente è una cosa, questa dal punto di vista, molto negativa. Altra cosa negativa è il fatto che bisogna avere sempre una connessione dati o wifi per giocare, quindi anche questa direi che è abbastanza negativa come cosa. Certo, il gioco lo consiglio ovviamente, è un gioco bellissimo, però rispetto al primo Dead Trigger diciamo che quasi è un altro gioco, cioè il filone è sempre lo stesso, ma secondo me si sono voluti discostare troppo dal primo Dead Trigger e secondo me con un gamepad si può giocare tranquillamente come se fosse veramente un gioco da console. Che dire? Ovviamente è gratuito sul Play Store, giocarci non costa niente finché ovviamente non vi richiede l'acquisto in app, che io sinceramente non farei e non farò. Con questo è tutto, un saluto a tutti i lettori di TechAndroid.it.